Welcome to Miro TV, ragazzi, sono in compagnia di Bene Queen of the World. Solamente su un video di NXT. Eh sì, perché l'hai vista, hai visto tutto il pay-per-view. Mamma! E direi tutto per i 5 match. Direi di riassumerlo. Mamma! Direi di riassumerlo così. Mamma mia! Mamma mia, ragazzi! Che roba! Io sono rimasto piacevolmente sorpreso. Mi aspettavo tanta roba, ho detto anche a lei. Secondo me TakeOver potrebbe rubare tranquillamente la scena a SummerSlam. Io stasera non so cosa aspettarmi, sinceramente. Io ogni volta che vedo un TakeOver fatico poi a dare un giusto giudizio al pay per view che offre poi a gente nel main roster. Purtroppo mi faccio un po' troppo condizionare a quello che vedo il giorno prima. E ragazzuoli, qua 5 match, ma valeva la pena di essere chiamato pay per view. Contanto che io non conosco tutti i personaggi perché non seguo NXT, certo, per carità, li conosco, li seguo su Instagram, eccetera, eccetera. Però non so effettivamente le loro abilità sul ring, non seguo tutte le puntate di NXT. Ma ti sanno prendere anche se non li conosci, ti sanno far vedere quello che sanno fare, sanno far vedere il loro personaggio all'interno di un match e escono tanto dai pin. Cioè rimani così, adesso è chiusa e non finisce più, chissà cosa chissà cosa ne pensa Vince McMahon, no? Cioè, chissà cosa penserà stasera mentre staranno gestendo SummerSlam, che hanno già tutto bello che programmato, mentre Triple H ti ha tirato su una roba incredibile con questo 5 match, io ripeto 5 match, ma uno più bello dell'altro. Farico a decidere se sia stato meglio il match d'apertura Adam Cole contro Ricochet oppure il main event, nel senso c'era davvero di tutto, uno storytelling incredibile per tutte le contese. Ma dai, iniziamo dall'inizio. Match gestiti bene, giusto spazio a tutti quanti, è davvero tanto tanto fiato sospeso quando dici non può fare meglio di così. Ecco che ti arriva un altro colpo di scena, come c'è che Kairi Sane contro quell'altra Shana, cioè è stato pazzesco, assolutamente sì. Forse quello più sottotono è stato The Velvet Dream contro come l'avevo detto io. Proprio esiti, non è che piace. Dai, arriviamoci piano piano. Mustache Mountain non ce l'hanno fatta, come la pronostico, a fronteggiare Roderick Strong e il buonissimo guy. Peccato, pure lì io in Mustache Mountain è la prima volta che prima volta. Ho visto metà match, lo dico, ho visto metà match, ma quella metà che ho visto ho detto cazzo, ma chi sono questi? Cioè, sembrava fatta, ce la potevano fare. Ogni volta che dici è finita, ribaltava la situazione. Mustache Mountain in vantaggio, dici è finita, boom! Undisputed Era che rimontava tutto. Wow! Una certa Roderick Strong. Che manovre! Che roba! Due team incredibili. Che roba! Escono sconfitti ancora. Io gli avrei dato il mustache. Sì, lo so, so che è un team che ti potrebbe tranquillamente piacere a te. Poi ragazzi, Tyler Bate, quello più giovane ha 21 anni, quell'altro qual è il Tyler 37, è quello, quello più piccolino rispetto all'altro, cioè ha 21 anni, quell'altro ce n'ha 37, ti rendi conto la differenza d'età che manco si vede però. Tyler Bate sembra un veterano fondamentalmente. Bravo, molto molto bravo. E invece vabbè, Roderick Strong e Kyle restano campioni secondo me giustamente perché andranno a perdere quei titoli contro coloro che sono intervenuti dopo la contesa, perché è stato qualcosa di fantastico. Che i War Riders, tu ti sei chiesto ma com'è possibile che quello così quello sui sei dive ha fatto, perché la manovra dal paletto, la finisher del paletto, sì, ma è più clamorosa sui sei dive. Ah beh sì, perché è più grosso dei Bray Wyatt quel tipo, come, cioè è passato in delle corde, cioè passato senza in mezzo senza tanta rincorsa, niente da dire, è caduto, ha fatto un bel metro di volo e si è rialzato tranquillo. Fammi fare comunque un applauso a Kyle, esatto, che sembrava morto, nel senso, esatto, appena è finita la contesa è rimasto sul corpo distrutto del povero Trent Seven. Dai, e poi si è preso gli ultimi minuti hanno dato davvero tanto, cioè ci stava che era morto. Sì, ma infatti Roderick Strong ha provato a scuoterlo più volte dopo il post match perché sembrava un po' assente, sembrava un po' assente, però quest'ultimo, proprio questo poveraccio di Kyle, si è preso anche dei bump incredibili dai War Machine, cioè dai War Riders. Secondo me daranno i titoli a loro, ai War Riders. Saranno loro coloro che riusciranno a impensierire seriamente. Non che mostrano che non ci siano riusciti, anzi, hanno vinto una volta contro loro. Però, secondo me, i War Riders riusciranno a annichilire sia Kyle che Roderick Strong. A me piacciono molto i War Riders. Tu adesso questa è la prima volta che li vedi.
Ma fidati, sono un team che potrebbero dire tranquillamente la loro già nel già, già, già da oggi potrebbero dire la loro. E contro gente forte come Roderick Strong e Kyle, secondo me può uscire roba davvero fantastica. Non so se di più devo. Cioè, sì, mi aspetto grandi match, ma quello che hanno dimostrato i Mustache Mountains non voglio che venga passato in secondo piano, perché quei due meritano. Speriamo che gli fanno fare altre mustache. Sì, lo spero veramente, quindi andiamo avanti, sperando sempre che non facciano fare cazzate con Tyler Bate e Tyron Seven, speriamo che non li mettano da parte. E Vero. parliamo della seconda contesa, dove ti ho detto che ha un po' deluso le aspettative rispetto No, non è agli che ha deluso, è che forse altri. È proprio stato il sottotono rispetto contendente e i C3 a me non piacciono, non mi piace il ring personaggio, un po' mi fai invece un dire che. pochino lento, però alla fine hanno tirato belle manovre, Mi fai soprattutto dire che loro. sono d'accordo con te sui titoli. Ancora una volta non riesce a confermarci come wrestler capace di tenere su un gran match. E stavolta comunque aveva un avversario che secondo me è bravo anche sul ring. Mi ha un po' deluso AC3. Forse i fan di AC3 qua non saranno d'accordo, ma mi aspettavo qualcosina di più da AC3. Poco, un po' lento, meccanico, tutto eseguito alla perfezione, cioè, non lo so, più libertà, cioè, se poi dopo ti vai a vedere, tra l'altro, una contesa Ricochet ad ancora, dici, Gli avevo ok, detto cosa ho dei visto pronostici prima? su livelli completamente diversi, proprio superiore. Velvet Dream invece secondo me vince sta contesa a sorpresa, io avevo pronosticato la vittoria di AC3, vince sta contesa un po' a sorpresa, ma come si è presentato Velvet Dream? Con scritto sui mutandoni, Vince. chiamami nel main roster praticamente Vince, proprio un messaggio diretto a Vince McMahon, non a Triple H, a Vince McMahon, pensa quanto è stronzo sto uomo, cioè proprio è una Sa, è dritta al punto. sicuro di sé, ma si vede sul ring, si vede quando esegue qualsiasi manovra, che è sicuro di quello che va a fare, e la chiusura di questo match è davvero tanta roba. Con È stata tanto che gestita la sua benissimo. finisher a me non piace. Però Cioè, è bellissima la signature, ma la finisher non è niente di che, cioè. l'ha fatta sull'Epron, un volo, un flying elbow drop dal paletto sul Nesitri, distrutto sull'Epron, ha avuto un impatto Però colpo. un po' a me mi è sembrato che ha faticato, insomma, ovviamente di mantenere questo match, non lo Dice, so. forse secondo me lui è consapevole che davvero potrebbe arrivare sta chiamata nel main roster. Ha sentito un po' la pressione, però Abbiamo paura. tra i due mi è piaciuto molto di più Velvet Dream. Mi è Però piaciuto molto di più. Ha hanno fatica, forse confermato. non si trovano sul ring, non lo so. Forse non dice, non c'è quel, come si potrebbe, quella sinergia, quell'alchimia, ecco, Sì, il termine più forse è giusto. troppo strano per il team dream per un avversario come AC3, che è molto E standard, comunque tanto stiamo dando un standard. match, ragazzi, che se lo fai nel main roster sarebbe minimo da 7-8. Però se poi adesso lo paragoni ad un call contro Ricochet, dici, è difficile dargli una sufficienza, perché quei due hanno fatto qualcosa di straordinario. C'erano delle pause e tu dici. Sì, le hanno fatte anche Velvet in Dream e quella, sì, per le pause che hanno fatto loro. Tu stavi col fiato sospeso e dicevi adesso succede qualcosa, stavi sempre in tensione, si parlavano, un movimento della mano di Ricochet ti intratteneva di più di qualsiasi altra cosa fatta da un AC3. Ma poi, beh, passiamo direttamente proprio a Ricochet contro Dan Pazzesco. Io ho visto Cormier, Ricochet Wyatt nel del North America. match, quello con le scale, Six Man Sì, Ladder match, brava, e sì. mi ero già innamorata, cioè subito, appena ho visto, ho detto, Mamma mia. mio, mio! Ma qui si riconferma Forse qua tutto. supera anche di più, perché gli hanno dato anche di più di minutaggio e dicevano che era infortunato Ricochet, che era uscito male, malconcio da Parigi. Se questo wrestler ha combattuto da infortunato con problemi alla schiena, è riuscito comunque a fare le sue manovre, nonostante lui abbia un parco mosso rischiosissimo. Lui ogni mossa che fa, secondo me, rischia davvero di farsi male. Poi vabbè, voi direte, è professionista. Sì! Ragazzi, ma pensate di vederlo sempre in live event, questo uomo. Io Prima ho detto o poi. questo non ci può andare. Testuali parole ho detto questo nei miei roster non ci può andare. Prima o Perché a poi il corpo lo vedere potrebbe live prendere. event tutti i giorni Sappiamo poi i si ritmi, ammazza. purtroppo, ragazzi, purtroppo sappiamo i ritmi della live event. Aleister Black, purtroppo, si è fortunato anche per questo, secondo me, sto problema all'inguine. Non. Sono davvero carichi da lavoro e gente come Ricochet che ha un parco mosse incredibile. Te lo conferma anche in questo match dove ha connesso quella manovra dove Adam Cole è sull'Apron. Lui si precipita su di lui con un'Orcarana, non so come si Un po' chiama la manovra, strano, che vabbè. vola, cioè vola e ha fatto un'Orcarana, sono finiti fuori dal Ma ring. poi la movenza che c'ha Ricochet anche in aria, cioè è leggiadro, è Si prova meglio in aria artistico che per. anche in aria, cioè quando voi vedete che salta, lo fa in un modo talmente Naturale. naturale, leggero, che tu dici, ma questo sta a volare? Se Dici proprio, questo sta volando! trova meglio in aria
che sul ring. Pazzesco. Adam Cole, io non so che dire, nel senso, sì, ha perso questo match, ma pure lui ci ha messo del suo, gli ha fatto quel super kick dopo, durante il Lights Out, super kick, l'ha preso sul collo, ragazzi. Io vi invito a pensare che se non l'avesse preso sul collo, l'avesse preso in pieno volto, l'avrebbe distrutto. Quindi, l'ha preso sul petto. L'ha preso sul petto, collo, comunque, più qua che sì, verso più il qua. Cioè, è stato bravissimo. Poco ti sbagli e lì gli fai male. Ma adesso abbiamo nominato due o tre manovre, per non parlare poi della finisce di Ricochet, che secondo me... Cioè, lì è stato tutto un... Oh, che cazzo ho fatto? Oh, che cazzo ho fatto? Tutto l'omicidio. Oh, che cazzo ho fatto? Mamma oh, mio Dio! Ma come si fa? Ma guarda qui! Oddio! E tu rimanevi così. Dici, ma... Io ho pronosticato la vittoria. Avevo pronosticato la vittoria. E poi a SummerSlam ti trovi Reigns contro. Lasciamo stare questo. Dai. Io avevo pronosticato la vittoria di Adam Cole. Invece, qua Ricochet gli danno questa opportunità di essere North American Champion. Tu hai detto alla fine del match: come fai a non dare un titolo a Ricochet? Senza però sminuire Adam Cole. No. Perché comunque Adam Cole ha fatto il suo, sta facendo il suo, ti ho fatto vedere. A me anche... non piace tantissimo Adam Cole, è bravo, lo ti riconosco. Ti ho fatto vedere il match di War Games, no? Lui, sì. La sua carriera forse è partita proprio da lì, l'esplosione vera e propria è partita da quei War Games. E lui... Io, nel senso, va bene il titolo Adam Cole, assolutamente, per carità di Dio. Ma come fai a tenere ancora Ricochet dopo questi match senza titolo? Io ho visto... Cioè, gliene devi da uno, io qualsiasi. Visto l'infortunio, visto si parlava tanto dell'infortunio, ho pensato, vabbè, no, io faranno fare sì un grandissimo match contro Adam Cole, che c'è stato, questo match secondo me ha superato anche le aspettative. Vi dico la verità, faccio fatica a scegliere se sia questo il match della serata o il match d'apertura tra Mustache Mountain contro Roderick Strong e Kyle. Forse decido questo perché mi ha sorpreso la gestione finale, mi ha sorpreso le manovre che ho visto. Poi mi aspettavo un Ricochet un pochino infortunato, invece gli hanno davvero tanto minutaggio. Sì, sei infortunato a fare quelle cose, quando sta bene che fa? Apposta. Vola proprio tipo Super Saiyan, non lo so. Ci ha messo del suo anche Adam Cole, che ha fatto secondo me una grandissima prestazione da heel. Si è un po' mantenuto le manovre che ti fanno di cazzarola, e ha fatto fa tutte a Ricochet. Adam Cole invece provocava molto di più. Tu non sei speciale, tu non hai nulla di speciale. Però alla fine l'ha battuto. Quindi ora Ricochet è special, come direbbe. No, per questo dicevo, è stato bello il match. Anche se magari Adam Cole non ha fatto tanto, hanno comunicato, gesti, tutto di quel match ti ha intrattenuto, ti ha tenuto incollato per sapere come andava a finire. Tu dici che stasera SummerSlam potrebbero fare un match del genere, della stessa bellezza? Per me no. Cioè, forse ci mettono sul fuoco, ma forse rischio troppo Daniel Bryan contro Rey Mysterio. Però io quello lo paragonerei più a Tommaso Ciampa contro Gargano, a livello proprio di emozioni, perché alla fine il main event è potrebbero stato... Potrebbero fare un bel match Seth Rollins contro... Bob Ziggler! Ma visto come hanno gestito l'ultimo Iron Man, io non ci metterei la mano sul fuoco su. Quindi questo. Quindi dici Adam Cole contro Ricochet di questi sono riusciti giorni... a rovinare un Iron Match, cioè come non rovinare un uno contro uno con due pazzi là fuori. Quindi dici che di queste due giornate incredibili di wrestling riuscire. Adam Cole e Ricochet sono stati migliori. Secondo me è così. Poi fatemi sapere i vostri commenti. Scusate, ragazzi, mo stavamo a parlare di Adam Cole e Ricochet. Ma vogliamo dire il match delle donne? Là abbiamo comunque, secondo me là c'è stata tanta sofferenza, se si racconta davvero tanta sofferenza, perché Kairi Sane in un primo momento sembrava quasi infortunarsi ogni manovra che Shayna le stava applicando, perché Shayna ha giocato da heel, ha iniziato a tormentargli le gambe, mi dire che nel roster faticherebbero tantissimo a creare una cosa. Ma quella è Alabama Slam di Kairi Sane ai danni di Shayna. È così Kairi Sane. E ti ho detto, a me Kairi mi piace molto di più di Asuka, parlando proprio di sto match, no? A me è sempre piaciuto, ti ricordi quando hanno fatto... La Battle Royale? È bellissima, l'ho adorata, però ogni tanto fa delle cose strane su Rick. Ma è proprio il suo gimmick questo. È un po' strano. Da mira di esso. Però è molto molto bravo. Tu che ne pensi di questa contesa, sinceramente? A me è piaciuta, io non speravo che finisse così. Cioè, nel senso, aveva in mano il match Shayna, pure con quattro calcetti ti teneva incollata, perché c'era dall'altra parte una Kairi che giocava bene, nel senso, vendeva molto bene la gamba, il dolore, il piede, lo vendeva molto molto bene,
E tu dici: no, beh, ormai è finita. Anche perché dopo che Kairi ti fa due volte la finisher, si butta fuori e dici: ma questa è pazza, mo sei buttata fuori. Se è buttata fuori, sono state Quando ha bravissime. connesso l'Insane Dici: Elbow ok, Drop, non quando ha puoi. connesso quell'Insane Elbow Drop che Shayna però è riuscita a riversare, ha Dici: detto è vabbè è finita. finita, mo la E chiude, gli farà invece, slipper. Invece no, per roll-up, ragà, è no, stato un OMG sì. moment incredibile, io me lo aspettavo, raga. Io ho detto beh qua è finita, mo la chiude, Cosa? addormenta, va 2-1 lei. No, invece Cosa? Kairi Sane vince, diventa Ma pure campionessa. quel, quando lei la sta addormentando, che sta vicino alle corde, che tu stai lì, dai, 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 dai! Dici, E in no, più no, momento fa vedere che c'è, poi ormai ha ceduto e poi da nulla stacca e ti prende. Cioè, quello è intrattenimento, porca miseria! È grandissima gestione di intrattenimento! storytelling del È match. intrattenimento, non come la WWE che ultimamente fa finisher, va, spin, finito. Match. NXT è un prodotto della WWE, ma non ci Sì, stanno i scusate, stessi vabbè. booker, ma non ci stanno le stesse menti, ma soprattutto Cioè, non ci sta ormai, Triple H dietro così tanto. in Raw, SmackDown, finisher, boom, finisher, boom, finisher, boom, basta, non c'è più niente. Mi direte anche, ci sono più match, ci sono più superstar, Sì, ma quella è una ok, scusa, secondo me. però sta diventando, cioè tu ormai sai che dici, ok, finisher, basta, è finito il match. Invece qui ti, oddio, E nella ansia cioè, tanta roba! positiva, però, ansia assolutamente positiva. Sì, tanta roba, tanto intrattenimento, ormai è troppo scritto. Raw e SmackDown sono troppo scritti, troppo imprevedibili, troppo, Quindi abbiamo avuto troppo. Ricochet, nuovo campione, Kairi Sane, nuova campionessa, battuto 2 a Mi è 1. piaciuto anche il post-match di Kairi, Quindi bello, siamo con il 2 a 1, pianto liberato, l'ha bello, cercato tanto, io ti dicevo è stranissimo questa cosa, lei che ha vinto il Mayan Classic, Shayna che non l'ha vinto, lei si ritrova senza titolo mentre Shayna è diventata campionessa ed ha comunque acquistato una certa cattiveria, è diventato un gran personaggio secondo me Shayna all'interno di NXT, ora invece durante la contesa, come tra l'altro nel mio pronostico, Kairi Sane vince questo match, si prende il titolo e ora mi aspetto Shayna nel main roster, perché penso che non possa dire di più. Un rematch tra Shayna e Kairi Evolution? No. No, no, perché penso che Shayna debba fare quel passetto in avanti. Penso che se lo sia meritata, ho detto a me Ti non mi piace piace tantissimo. da parecchio tempo. Sì, assolutamente. Ha tolto lei il titolo a Ember Moon. Mi no, o sì, mi sembra di sì. Mi sembra di sì che poi Ember Moon è passata nel main roster. Quindi, da Non credo ci sia stata un'altra campionessa. non mi vorrei sbagliare, sì, ma Oddio. comunque tornando su Shayna, io me l'aspetto nel roster. Non sarà bravissima sul ring, assolutamente, però ti sarà. Ma è un heel, che È un mo se heel che vuoi non che ti gliene fa frega. l'heel, Ma cioè ci ti sta. spacca la gamba, ti addormenta, ti tira un Alexa, pugno, ti Alexa. fa qualche German, ma che mosse che O fa? furbizia o te spacca. Cioè, che mosse deve fare un personaggio come lei? Cioè se mette a volare, ma che il sei che ti metti a volare? Devi farti odiare dal pubblico, come fai a farti odiare dal pubblico? Spacchi le gambe alla gente, pugni, non fai intrattenimento, cioè fai l'anti-intrattenimento, non fai niente, E io infatti, io la sbeffeggi. chiamo anti-diva, Perfetta, io Shayna la chiamo, è una vera anti-diva, perfetta, perfetta. nel roster può dire la sua, io spero che a questo punto vada a Raw e vada contro Ronda Rousey, però non lo so, ho una vaga impressione che questo non avverrà nel breve, perché abbiamo visto che Ronda Rousey insieme alle altre sue due amiche erano lì a sostenere la causa di Shayna Baszler, fregandosi della fazione, io l'ho offesa che sia, Ronda Rousey sosteneva colei che era il, perché è sua amica, curiosa questa Vedremo. cosa, forse più avanti torneremo a parlare Vedremo. di tutto Vabbè, ma si questo. vedeva pure un Kevin Owens che stava lì. Sì, che bello Kevin Owens il match di Crociera. Cioè, strafe, raga, ma strafe lì perché, so pubblico. Ma vogliamo vabbè, parlare. sì, giustamente, ora ci resta, dobbiamo parlare ecco di Tommaso Ciampa contro Johnny Gargano, si è chiusa la sfida, Johnny Gargano ancora una volta viene Peccato letteralmente questo Aleister fregato, Black. Peccato se ci questo fosse stato Aleister Aleister Black. Black secondo me avrebbe salvaguardato un po' Johnny Gargano, che però per me non passa come fesso, non passa come fesso perché lui, il messaggio che ha voluto mandare, secondo me, Triple H, con la sua interpretazione durante questa contesa, che un Johnny Gargano più andava avanti in questa contesa, più perdeva il lume della ragione, più era mentalmente meno lucido e non sapeva cosa fare perfettamente, perché non ha mai provato effettivamente a chiudere la contesa, se non lì, quando prova a dare quel calcione a Tommaso Ciampa legato con di nuovo le Invece manette. quella è l'unica cosa negativa, cioè Gargano aveva vinto il match, Gargano Ma è uscito stava di fermo, senno, è per sì, ma questo se secondo me, è Gargano uscito stava di fermo, senno. quello stava al conto già inoltrato,
Basta, vatti a prendere il titolo, invece no. Ha perso la lucidità. Secondo me è questo il messaggio che ci ha voluto lanciare sto match, che Johnny Gargano ha perso completamente la lucidità da face, da buon face, da ottimo face tramato dal pubblico, mentre Ciampa ne ha approfittato la grande da heel. Io non penso che Ciampa possa essere criticato questo match. Secondo me finisce Invece un sacco, giustamente. Ciampa. Spero che sia finita più che altro sta rivalità con la vittoria di Ciampa, che ne esce molto meglio di Johnny Gargano, ne esce come probabilmente il miglior heel della WWE. Questo continuo a ripeterlo perché è dannatamente stronzo, sa fare grandi promo, ha un'interazione col pubblico, se ne frega altamente di quello che gli dicono, anzi lui ci gode parecchio a volte a farsi insultare, gli va anche faccia a faccia, abbiamo visto anche quelle promo, Brilliant. no? E, ragazzuoli, è stato secondo me, non dico il match più bello della serata, ma il match forse più emozionante. Se dovessi dire, ecco, più bello della serata a livello di intrattenimento di wrestling, mi dico Adam Cole contro Ricochet, ma di emozione dico Ciampa contro Gargano, questo terzo atto, sì, che decreta il 2-1 finale. Sempre brutale, sempre devono staccare tutto, legno, cemento, tutto, Non se ne devono risparmiare niente, però qua mi tutto, sono piaciuti di più dell'altro match. Mi sono piaciuti di più perché sì. qua ho visto qualcosa che volevano raccontare, qualcosina di diverso. Ok, il Gargano che perde la lucidità ancora una volta. Ok, Ma l'altra volta Gargano, prima che perdesse la vicinità, ce n'è voluto tempo. sì, qua addirittura lui la perde praticamente dopo i primi minuti di match, doveva lui stesso a scoperchiare la vellmetta che ricopre la parte esterna del ring, mentre l'altra volta fu Ciampa a fare questa Sì, a cosa. iniziare. E ragazzi, io promuovo NXT TakeOver Brooklyn, promuovo Tommaso Ciampa campione, promuovo Ricochet, anche se ho sbagliato il pronostico, sti cazzi, avevo detto il mio cuore di fava Ricochet, ma comunque è sempre un grande. Io passo la parola a voi, ci vediamo stasera per la live, non so in che condizioni più che altro inizierò a vedere il pay-per-view, perché i primi tre match saranno B-Team contro Revival, il secondo match Zelina Vega contro Andrade Cien Almas contro Rusev e Lana Vabbè, poi c'è il e già sono Cruiserweight che forse potrebbe essere una il rivelazione. Cruiserweight, sì, lì potrebbe essere la solita grande rivelazione, perché quando combatte Cedric Alexander abbiamo visto con Mustafa Ali, Bravo. l'abbiamo visto con Kalisto, chi Non lascia ti sempre dirà qualcosa, niente come personaggio, però a fatti è bravo, però c'ho capito? paura che sto Summer, se io ho sempre sta paura dopo i takeover che non No, riesco a dopo, ma valutare non è dopo i giustamente. takeover, è dopo gli ultimi, che cosa? 5 pay per view che sono stati uno più peggio dell'altro? Sì, abbiamo avuto giusto Abbiamo forse tanto paura. i Money in the Bank sono state le cose forse più positive, mi viene da dire, negli ultimi mesi. E certo, qua Allora, i match tra, beh, ovviamente, ragazzi, Ziggler e Rollins, i match tra Balor e Rollins, io parlo no, proprio degli nel pay-per-view, complesso. gli ultimi pay-per-view, TakeOver si conferma invece una certezza, una goduria vera e propria. Volete sapere anche altra cosa bella? Io sono ancora senza internet, quindi mo se arrangiamo qualcosa per stasera, per Non vi Summerslam, preoccupate, in qualche modo arriviamo. la faremo. Detto questo, ragazzoli, la parola passa a voi. Diteci la vostra nei commenti, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi ai canali. Se non l'avete già fatto, da. Sono una streamer fallita senza internet. E mi ero tutto. Tutto sweet.